le deleghe tieni le tue. Allora, se posso adesso cominciamo, che è una giornata un po' particolare, quindi mi rendo conto che il tempo è prezioso. Noi in primo luogo, io devo ringraziare, allora, abbiamo 49 comuni presenti con una popolazione rappresentata di 2.100.507 abitanti, quindi abbiamo ampiamente superato il numero legale. Questo è un veramente un ringraziamento a tutti i sindaci e i loro delegati che sono intervenuti, perché il risultato più importante credo che era davanti, che non si riusciva, forse non è stato mai convocato, se così mi dice, il Consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana, è veramente un risultato molto importante, adesso facciamo l'appello, però innanzitutto devo ringraziare per la presenza, perché in questi giorni mi sono importanti tutti i sindaci, sono consigli comunali, giunta, approvazione anche importanti. Essere qui oggi è veramente una cosa di cui sono onorato. Adesso faccio un attimo l'appello e allora fai tu l'appello, devo essere abituato a fare appello, quindi adesso la dottoressa Rossa. Allora, Aceca? Presente. E sindaco? Vice sindaco. Affragola? Assente. Agevola? Presente. Sindaco. Sindaco. Anacardi? Presente. Sindaco? Sì. Arzano? Bardi? Sì, Arzano, sindaco, vice sindaco? Bacoli? Assente. Bagano Ischia? Vice sindaco. Bosco Reale? Assente. Bosco Trecase? Assente. Brusciano? Caivano? Presente sindaco. Calvizzano? Vice sindaco. Vice sindaco. Camposano? Assente. Capri? Assente. Carbonara di Nola? Sindaco. Cardito? Presente. Sindaco. Casalnuovo di Napoli? Assente. Casa Marciano? Casa Marciano? Casa Minciola Terme? Casa Andrino? Presente. Casa Vatore? Presente. Vice sindaco. Casola di Napoli? Casoglia? Castellammare di Stabia? Castello di Cisterna? Cecola? Assente. Cicciano? Cintine? Assente. Comiziano? Crispano? Ercolano? Foria Vischia? Assente. Fratta Maggiore? Presente, sindaco. Fratta Minore? Presente. Giuliano in Campania? Assente. Gran
Magano di Napoli, Marianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lorenze, Merito di Napoli, Merito di Napoli, sindaco, Meda, sindaco, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Piemonte, Borgo Marino, Colle Natocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Quadiano, Quarto, Rocca Gaiola, Rocca Gaiola assente, San Gennaro di Sigliano, assente, San Giorgio Arterano, San Giuseppe di Sugliano, San Paolo del Sino, San Sebastiano al Vesuvio, presente sindaco, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Santa Anastasia, Sant'Antino, Sant'Antonio Abate, Saviano, Sciano, Segara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzino, presente sindaco, Torre Annunziata, Torre del Greco, Tricase, presente Tufino, Vile Pense, Villa Ricca, Visciano, è arrivato il sindaco di Atalua, Pompignano e Merito, non so se vi ha risposto presente. Allora, grazie, perché siamo a 57 adesso, con molti presenti, quindi la mia maggioranza. Allora, l'obiettivo di oggi, l'ordine del giorno, è l'approvazione delle modifiche dello statuto della città metropolitana, che essenzialmente hanno l'obiettivo di coprire, da un lato, di coprire un voto che verrà dato in città metropolitana, cioè la possibilità di avere un dirigente a tempo determinato. Lo statuto non li prevede, quindi viene estesa questa possibilità.
interessati, siccome avviene in tutti i comuni, in tutti gli enti locali. E poi ci sono alcuni aggiornamenti, o di assoluto ricevimento di modifiche del tour che è stato fatto, o di semplificazioni rispetto a dei passaggi normativi, per consentire una più veloce adozione di provvedimenti senza prendere carico al bilancio, perché insomma, in questo primo anno di attività abbiamo avuto un misurato come la velocità, soprattutto dell'erogazione delle risorse che devono andare ai comuni, è fondamentale, soprattutto per le grandi scadenze che abbiamo sui progetti, sui progetti europei, sulla circostanza che la città metropolitana sta sempre diventando anche struttura di arrivo di risorse europee che poi vanno in grado di distribuire ai comuni, abbiamo necessità di una velocizzazione di alcune riduzioni di passaggi burocratici. Quindi questo è il primo intervento che noi facciamo su questo articolo di modifica. Adesso io leggerò i vari articoli che devono essere approvati dal governo e quindi poi dopo faremo la votazione finale. Allora, modifica dell'articolo 20 funzioni del sindaco metropolitano. Viene il vecchio, la versione attuale, al proprio regolamento degli uffici e dei servizi, sentita la conferenza dei consiglieri delegati ed acquisito il parere del Consiglio metropolitano, il quale si esprime comunque entro 20 giorni dalla comunicazione dello stesso. A tal fine è convocata anche entro il predetto termine apposto della statuto. Trascorso tale termine, il regolamento è comunque approvato in via definitiva. Abbiamo sempre adottato il silenzio assenso in questi anni, per questo motivo è stata modificata la norma che approva il regolamento del sindaco metropolitano, approva il regolamento degli uffici e dei servizi sentita la conferenza dei consiglieri delegati nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Questa è la cosa che quindi se siamo d'accordo la consigliamo no, approvata. Dobbiamo fare la votazione formale. Allora vi gusto tutti e poi li votiamo tutti insieme. Se c'è qualche intervento poi insomma poi un'altra funzione del Consiglio metropolitano che viene eliminata era la prova sulla proposta del sindaco del piano esecutivo di gestione, anche questo non è stato mai fatto, è stato eliminato. Poi uffici e servizi. Gli uffici e servizi della città metropolitana sono organizzati con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dal sindaco, secondo quanto previsto nel presente statuto. Gli uffici e servizi della città metropolitana sono organizzati con le modalità del regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi approvato dal sindaco, quindi questa è una conseguenza della modifica dell'articolo 20, secondo quanto previsto dal presente statuto. Per i dirigenti e poteri sostitutivi. I dirigenti della città metropolitana, dopo gli autonomie di gestione, sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie, strumentali, affidate, rispondono agli obiettivi assegnati rispetto alle direttive del sindaco e comunque secondo imparzialità e indipendenza. Il sindaco metropolitano assicura le parti le varie opportunità all'interno della struttura amministrativa e la non discriminazione dell'attribuzione degli incarichi e delle funzioni. Il regolamento disciplina la possibilità di istituire uffici temporanei per singoli procedimenti amministrativi o per speciali procedure. Viene aggiunto il punto 4, il regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplini i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 110, quindi la possibilità di creare dirigenti. Sul conferimento poi c'è l'articolo 52, che questo è anche una conseguenza di questo, in cui viene aggiunto il punto 3, incarichi dirigenti per la copertura dei previsti e posti previsti dalla situazione organica possono essere conferiti al sindaco metropolitano anche mediante il contratto di lavoro a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento della città metropolitana in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico non può essere superiore al mandato elettivo del sindaco e non può essere inferiore in questo caso 3 anni. Questo è quello che sono le
statuti. Queste sono le modifiche che sono state proposte, insomma, del aggiornamento, essenzialmente molto chiaro la possibilità di avere dirigenti a tempo determinato, queste modifiche sostanziali. Non so se ci sono degli interventi che sono proposti, altrimenti passiamo alla votazione. C'è la dottoressa per nominare. Acerca? Acerca? Afragola? Agegua? Anacatti? Azzano? Bacoli? Azzano? Azzano favorevole? Bacoli? Magano? Bosco Reale? Bosco Tre Case? Bosco Reale? Scala Sindaco? Dice Sindaco? Bosco Tre Case? Brusciano? Caivano? Calizzano? Camposano? Capi? Carbonara di Nola? Cardito? Casa Nuovo di Napoli, Casa Marciano, Casa Riccio, la terra non c'era, Casa Murino, Casa La Fuga, Casola di Napoli, Casoria, Castello di Cisterna, certo non c'era, Cinciano, Cintine, Comiziano, Crispano, Ercolano, Foglio Vischia, Fratta Maggiore, Fratta Lune, Giuliano in Campania, Gagnano, Rumo Levano, Ischia, L'Acqua Meno, Lettere, Libri, Marano di Napoli, Marigianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Oprense, Merito di Napoli, Meda, Monte di Cocida, Mugnano di Napoli, 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 Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Piemonte, Porto Marino, Colle la Cocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Quagliano, Quarto, Rocca Carinola, San Gennaro di Suiano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe di Suiano, San Paolo del Sito, San Sebastiano Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Saviano, Scisciano, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, c'è la Fuga del Greco, Tre Case, Tufino, Vibrenze, Visciano, Volla. Allora, approvato le modifiche di statuto all'unanimità. Grazie. Io volevo, vi dupo ancora 10 minuti solamente per fare qualche piccola considerazione, poi ce ne scappiamo tutti quanti per fare le cose che dobbiamo fare. Io in questo anno che abbiamo lavorato, perché insieme a tutti il Consiglio Metropolitano, ringrazio tutti i consiglieri che sono qua presenti, perché hanno fatto veramente un bel lavoro intenso, di grande cooperazione. Il nostro obiettivo
attivo i nostri obiettivi che abbiamo messo in campo sono essenzialmente due. Da un lato mettere in condizione la città metropolitana di poter essere una struttura in grado di recepire, di acquisire risorse e distribuirle ai comuni, aiutando ovviamente e supportando tutti i comuni con un'attenzione particolare, cioè i comuni più piccoli, che sono chiaramente i comuni che hanno sul volte una struttura amministrativa o una capacità di intervenire un po' più debole che è legata alla loro dimensione. E dall'altro, quindi questo è stato un primo tema, dall'altro quello di avere una possibilità come città metropolitana di avere una struttura amministrativa e dirigenziale capace di rispondere alle tante richieste che vengono dai comuni e anche alla gestione di risorse molto importanti. Noi abbiamo un bando sulle scuole, diciamo grande sulle scuole di circa 150 milioni che abbiamo messo in campo un mese fa, che toccano molti edifici che sono distribuiti in tutti i comuni della nostra regione. Quindi per far questo noi abbiamo bisogno da un lato di rafforzare la capacità della città metropolitana di attrarre risorse anche direttamente dall'Europa, perché le città metropolitane grandi vengono considerate dall'Europa come enti intermedi e la città metropolitana di Napoli entra tra le prime 10 più grandi aree metropolitane d'Europa. Noi siamo la terza d'Italia, l'ottava e quindi questo ruolo è un ruolo che noi dobbiamo occupare perché dobbiamo essere in grado di avere le risorse che provengono da altri canali di poter intercettare queste risorse ovviamente che provengono da altri canali e per far questo abbiamo bisogno di avere una struttura amministrativa ancora più solida e più forte di quella che abbiamo, quindi è una velocità nelle deliberazioni per rispondere a questi anche a queste scadenze europee, quindi questo è molto importante, questo è anche il motivo principale per cui abbiamo fatto questa modifica. Noi, tutti voi sapete che abbiamo delle scadenze importanti, un tema importante è quello dei piani urbani integrati, sono 250 milioni che sono stati dati a molti comuni, quindi questo richiede una scadenza dei tempi che viene verde, quindi mi raccomando a tutti i comuni di rispettare, di fare in modo che il più possibile ci sia un rispetto dei tempi e delle scadenze che viene verde. Abbiamo avuto le prime risorse sulla forestazione, che pure sono risorse importanti, quelle che rispondono ai tempi, perché fino adesso sul PNRR abbiamo rispettato tutte le scadenze che erano previste e ci saranno altre opportunità nelle prossime annualità. Abbiamo recentemente abbiamo creato il PNRR scuole, che io ho ricordato 150, 220 milioni, quindi abbiamo 220 milioni come città metropolitana, che interventi diffusi su tutte le scuole della città e della provincia. Abbiamo i bandi che abbiamo un po' chiuso in queste ultime settimane, il bando cultura 2 milioni, il bando sport 4 milioni, il bando edilizia 9 milioni, abbiamo riportato per la seconda volta il Giro d'Italia in Campania, questa volta abbiamo fatto l'area Tirrenia, quest'anno faremo la Foschiera Sorrentina e l'area Vesuviana, diciamo, insomma Foschiera, il nostro obiettivo è portato una terza volta, però lo diciamo anche qui, cioè, perché faremo l'area interna, metropolitana, perché questo è anche questo un motivo importante di successo. La tappa del Giro d'Italia, come è stata l'anno scorso, è stata una delle tappe più viste in Italia, ha avuto un share televisivo altissimo, questo ci ha consentito di portare questa seconda tappa nell'area metropolitana. E stiamo lavorando anche per portare un grande evento internazionale. Stiamo lavorando sulla rimodulazione dell'economia del piano strategico, che anche questo creerà qualche altra opportunità dei comuni. Quindi è molto importante il lavoro che stiamo facendo, è proprio quello che io credo che sia la funzione importante della metropolitana.
essere di supporto ai comuni, gestire quelle che sono le politiche sovracomunali, a partire dalle politiche urbanistiche, dalle politiche dei trasporti. Noi abbiamo obiettivi importanti sui trasporti, per rafforzare la rete dei trasporti nella comune, collegamento città capoluogo, area metropolitana, quindi con la costruzione e la formazione della CUMS dell'area metropolitana. Che nell'area notte, che è attesa da tanto tempo, e intervenire ovviamente anche su una serie di, problematiche ambientali che sono importanti, anche quelle legate alla sicurezza. Noi abbiamo previsto una serie, per esempio, una serie di interventi in base alle nostre disponibilità su Ischia e anche 4 milioni di euro per gli interventi sulle coste. Delle coste, un altro tema che ci sta a cuore, i problemi di erosione, stabilità delle coste, che è un tema molto importante della nostra area metropolitana, che è un'area che ha montagne tanto male, quindi questo è fondamentale. Quindi ho l'obiettivo del nuovo anno di rafforzare queste politiche, fare in modo che ci sia anche più rapidità nell'erogazione delle risorse, che anche una struttura del bilancio più moderna che ci consente di non arrivare all'ultimo mese determinate risorse legate all'avanzo, perché questo determina una serie di corse, quindi sono obbligato, però insomma stiamo studiando e stiamo immaginando delle cose diverse. Abbiamo impostato un bilancio triennale, cioè quindi una modernizzazione del bilancio, però faremo che le cose possono fare più. Un grande sforzo che noi stiamo facendo, ovviamente insieme a tutti i sindaci, insieme al Consiglio metropolitano, perché io ritengo che l'area metropolitana sia la vera forza della nostra regione e, dei nostri territori. È un'area importantissima, strategicamente importantissima, che produce la gran parte del prodotto interno lordo del sud Italia, che ha la più grande attrazione di turisti del centro-sud, ha è un luogo fondamentale dal punto di vista del lavoro e delle opportunità, quindi noi lo dobbiamo valorizzare nella situazione del potenziale. Lo sappiamo noi sindaci quanto sia importante avere degli strumenti sovracomunali su certe politiche di territorio. L'ultima cosa che voglio dire è che come indirizzo politico noi lavoreremo sempre di più verso la cooperazione tra comuni. Cioè noi, per noi è molto importante che i comuni delle aree omogenee collaborino di loro, operino anche su progetti comuni, cioè facciano in modo che diciamo ci siano anche delle proposte sulla comunità, anche perché l'indirizzo europeo è quella. Quindi io ciò vi invito, già questo si sta facendo nei fatti, però vi invito a rafforzare queste reti, queste collaborazioni sovracomunali, che sono sicuramente molto importanti per accogliere le opportunità. Noi cercheremo anche di mettere un po' di risorse per sostenere la capacità di progettazione dei comuni, perché è chiaro che più i comuni riescono ad avere un parco di progetti, più noi abbiamo possibilità di andare a recuperare risorse rispetto alle competizioni nazionali. Fino adesso tutti i progetti che sempre in questo modo siamo orgogliosi grazie al contributo dei comuni e al lavoro che ha fatto la città di Roma. Ho già parlato troppo, voglio ringraziare e soprattutto fare tanti auguri di buon anno. Devo dire, chiudiamo il 2022, che è stato un anno faticoso, però con dei bei risultati, con l'obiettivo del 2023 andiamo ancora meglio, quindi cioè, avremo dei risultati. Grazie a tutti.